Senti, tu di notte sogni? Ti ricordi i sogni che fai? Allora, che mi ricordo, sì, ce n'è uno. Ho sognato che di camminare. E quel momento lì mi sembra di aver avuto un incubo, perché quando mi sono svegliato di notte ho avuto un attacco cardiaco molto forte. E infatti mi sono un attimo spaventato, perché non riuscivo più a capire in che situazione ero, se ero nella realtà o se ero in una fantasia. E quello pensavo che era realtà, invece no. Avevo la schiena bifida, mi hanno tolto i nervi, praticamente mi hanno interrotto tutti i sensi, tutti i tipi di nervi. E poi mi hanno detto, se riuscirà a sopravvivere, fino ai 20 anni vivrà, anche se in carrozzina. Ho 37 anni quasi, e i medici che mi avevano fatto nascere non ci sono più. Nel 2003 è nata la cooperativa, abbiamo acquistato questo immobile, l'abbiamo ristrutturato e abbiamo creato una comunità alloggio, un gruppo appartamento e un alloggio per residenzialità temporanea. Quello che premeva noi, ma quello che volevamo che fosse anche come cooperativa, che questo non fosse un posto dove si venivano e si facevano delle cose come delle attività, ma fosse proprio la loro casa e solo la loro casa. Quindi qua in genere non si fanno attività, si vive il relax, il riposo e le attività quotidiane che si fanno in casa, insomma. Banalmente, noi siamo in un quartiere di Biella di grande passaggio, di grande fermento rispetto alle attività, alle occasioni di aggregazione, di animazione, per cui il cancello dà su una via molto trafficata, come si sente, è sempre aperto, e quindi qua praticamente non c'è filtro. Qui ognuno decide, comunica, vado in parrocchio, vado al bar, vado al cinema, vado alla Proloco, questa sera esco, vado in pizzeria. Mosè fa in linea di massimo una vita normale, in qualche modo il fatto che lui si sposti sulla carrozzina ha fatto sì che le persone lo cercassero per aiutarlo come fase prima, conoscendolo e vedendo che è una persona socievole, simpatica, ha instaurato un sacco di amicizie. Mosè ha un sacco di amici che lo vengono a trovare, che se lo scarrozzano avanti e indietro. Prende la sua carrozzella elettrica, va a farsi la colazione al sabato mattina al bar, così come può andare in piazza a prendersi il giornale, può andare a trovare quelle due o tre persone che conosce qui nel quartiere. Io dico che lui fa una vita normale, anche perché fa delle scelte, nel senso ha fatto la scelta di andare a fare volontariato in Croce Rossa la domenica pomeriggio ogni 15 giorni, ha un fratello che lo viene a trovare regolarmente e ogni tanto lo invita fuori a pranzo, quindi escono fuori a pranzo, ha una relazione amorosa qui all'interno della casa con una sua compagna, si conoscono da tanti anni, hanno deciso, hanno fatto anche un percorso di sessualità. Sono tutte piccole cose che a fatica, però le ha fatte lui. È sempre bianco, vero? Lì. Sì, anche quando ho cominciato a crescere, ho cominciato a capire le cose, fino ai 20 anni, così 18-20 anni ho sofferto parecchio della mia disabilità, infatti
ero abbastanza in crisi. Ho dovuto cercare subire, lottare con me stesso e dire ok, accettati come sei, sei nato così, non ci puoi fare niente, capisci la tua malattia quella che è. È come uno quando va in barca, no? Rema, poi a un certo punto si trova una barriera. In quel momento cosa fa? Dice, mi arrendo o non mi arrendo? Se mi arrendo sto attaccato al muro e ritorno indietro. Se non mi arrendo cosa faccio? A un certo punto dovrà scavalcarlo. Aspetti che si... o che si sciolga il ghiaccio o lo rompi te, ci passi oltre e vai. Io lavoro in un'azienda che si chiama Mondoffice e dove vendiamo per corrispondenza e io mi occupo dell'apertura e chiusura del cancello, portinaio in pratica, e delle mansioni al computer, tipo mi occupo dei carichi e scarichi, dello scarico e del carico dei pezzi che vendiamo. Intanto la sua disabilità non gli permetteva di fare un lavoro qualsiasi, quindi si sono fatte delle ricerche, si è arrivati a questo posto dove ora lui lavora facendo sicuramente un tirocinio lavorativo. Produciamo una roba per fare cose di ufficio, in pratica vendiamo i mobili, scrivanie, cancelleria, cose di computer, le cartucce, penne, queste cose qua. Quest'anno faccio 6 anni. Poi è un clima, diciamo, oltre che lavorativo, anche un po' familiare, perché quando hai bisogno non si tirano indietro. Anzi, sono tutti disponibili. E la tua famiglia, i tuoi fratelli, quando non so dove lavorare, come l'hanno presa? Ma guarda, sono stati contenti perché non pensavano che riuscissi a fare questo passo qua. Probabilmente sì. Non ha avuto tutto quell'affetto e tutta quell'attenzione che probabilmente un bambino con le difficoltà di Mosè avrebbe dovuto avere. Anche quando c'era mio padre, ancora mio papà, non diceva che riuscissi a fare queste cose. Di Mosè anche quando era a casa, ma anche quando se ne occupava il fratello, questo fratello maggiore che se lo portava a spasso, che se lo curava, che se lo lavava, che se lo cambiava. Io con i miei non è che avevo tanto dialogo, sono sincero, e perciò non so cosa pensavano. Sì, non ci sono problemi, si scherza come chiunque altro. Ma se lui sbagliasse qualcosa, il suo atteggiamento sarebbe diverso rispetto? Assolutamente no. Come con chiunque altro. Allora com'è andata oggi? Che giornata è stata? Ma un po' stancante, ragazzi. È stata, come tutti gli altri giorni, abbastanza dura. Nella mia vita non pensavo di riuscire, nel senso che pensavo di rimanere sempre il solito povero disabile e dire vabbè, tanto ci sono sempre gli altri che mi fanno le cose per me
e invece non è così. Io sono riuscito ad arrivare fino a dove sono adesso, nell'ambito lavorativo, nell'ambito del volontariato e nell'ambito amicizie e nell'ambito il più bel percorso che può esserci è avere la morosa. Abita qua con me, si chiama Selena, è una brava ragazza e ha tanta pazienza con me perché gli faccio abbastanza girare le scatole. Il mio più grande sogno, due sono stati realizzati, anzi tre: l'amore, la casa e il lavoro. Il più importante tra questi per me è la fidanzata. Perché almeno ti senti realizzato a condividere con un'altra persona delle cose, anche se condividi con le persone con cui vivi, però è più bello condividerlo con la propria persona che vuoi bene o che ami. E poi in un futuro di quest'anno c'è un obiettivo, diciamo, andiamo a fare una crociera nel Mediterraneo.